Ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video sul nostro secondo canale dedicato alla cucina con tante ricettine sane e leggere e non solo, anche vlog al supermercato. Quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, nuovi video ogni mercoledì e giovedì. Wow, stavo proprio a genio oggi, proprio ho fatto una presentazione. Tutta la strocca a memoria. Ho detto proprio tutto, tipo presentatrice, va bene. Benvenuti, adesso le cronache della giornata. Comunque mi sono messa questo fermaghiettino perché dobbiamo cucinare. Ma ho legato i capelli così non li tocco. Brava. Poi siamo troppo vedete che vi dobbiamo fare. Cucinare poi per modo di dire, dobbiamo fare una cosa praticamente che si fa in 3 minuti, ragazzi, solo 3 minuti. Una merenda, tipo un dessert che potete mangiare anche ogni giorno, da quanto è leggero, light, veramente qua non potete dire nulla, anche se siete a dieta, veramente una cosa super genuina. Anche con le proteine, quindi se fate attività sportiva, infatti io adoro questa qua come merenda prima dell'allenamento, è vero. È proprio una delle nostre sempre preferite, sì, la preparo sempre il giorno prima, ma anche a colazione è un'ottima merenda, sana, leggera, con pochi grassi. Allora, quello che ci occorre sono questi qua, ragazzi, che vi volevo far scoprire, perché praticamente sono troppo buoni e sono super dietetici. Sono delle fette di segale integrale che potete aggiungere al tipo mentale, sto giocando a carte. 4 bastoni, rupa! Hai vinto, vabbè. Si trovano tutti sui mercati e sono super leggere, praticamente ha un'alternativa molto dietetica al pane. E poi sono anche buoni, che sono tutti croccantosi, okay. E si possono usare anche per fare ricette salate. Sì. Se volete vi facciamo anche qualche video con qualche ricettina salata con questi qua, si fanno un sacco di snack, comunque sono troppo buoni. E ci sono anche quelli con la confezione rossa che sono a sesamo, ma sono buonissimi. In questo caso usiamo questi qua semplici. Eccolo qua, ho preparato il caffè, semplicemente caffè normale. Della Peppina. Il caffè della Peppina, non si beve la mattina. Se lo volete dolcificare vi consiglio vivamente lo sciroppo d'acero, che noi lo adoriamo, è super light ed è buonissimo. Oppure la truvia, altro ingrediente sano e molto naturale che dolcifica 0 calorie, appunto per fare questa ricetta dietetica. Ok, adesso andiamo a immergere. Nancy, dammi una mano. No, a immergere no, perché mi sporco le mani. Ma come? Ma brusco. Si vede marsupio, sì. Vada, fai così, prendi con forchetta le 2 forchette e immergi. Voi lo potete anche fare, ragazze, e lo conservate nel frigo anche per qualche giorno, si mantiene, e poi la mattina andate e mangiate, a merenda andate e mangiate. Oppure potete utilizzare questi qua, questi sono monodose, no? Se lo preparate qua dentro contenitore, fate proprio la merenda, ve lo potete portare in palestra oppure al lavoro, a scuola. Spesso mi chiedete le colazioni, cose da portarvi in giro. Poi ci mettiamo lo yogurt, nostro amato yogurt greco. Questo qua è quello là bianco, che appunto ha 0 grassi e 0 zuccheri, quindi è super dietetico. Se volete fare una cosa un po' più golosa, una cosa più dolce, potete anche utilizzare yogurt greco, quella a frutta, ad esempio a fragola, a mirtillo, quello che volete, oppure consigliatissimo a caffè e vaniglia, Phage Zero. Mi è seccato tutto lo yogurt addosso. Per una versione vegana, ragazzi, potete utilizzare lo yogurt di soia, quello vegetale. Comunque noi vi scriviamo sempre tutte le modifiche, tutte le cosettine sul blog www.caritadolce.com. Prego, buongiorno signorina. Eccola. Abbiamo la nostra spettatrice, amore, che c'è? Vuoi tirarmi su? Bella mamma, bella, aspetta, vai, quasi pronto. Wow. Guarda come si è che batti. Amore, che fai tu? Bella. Sembrava Anna, è troppo bello, ragazze, guarda com'è bello. Allora adesso a questo punto, ragazze, si passa di nuovo qua dentro e facciamo di nuovo come prima, quindi uno strato di wasa. Diciamo che la caratteristica di questo tiramisù light sono proprio questi qua di wasa, che sono super dietetici, vi ripeto, buonissimi. Poi faccio vedere, viene tipo un pan di Spagna, però se voi non avete questi potete utilizzare anche dei biscotti o i classici pavesini, quello che volete voi, voi lo sapete, tutto è molto soggettivo, però io vi dico provateli perché è una bella scoperta, sono buoni. Abbiamo già quasi finito. È una macchia di yogurt, vabbè. Dove? Dove? Non sul naso, là. Ah, vabbè.
grave. Ma dove sta la macchia di yogurt? Non da nessuna parte, normale proprio. Ma perché io mi faccio pure la maschera, lo sai, con lo yogurt. Cioè, normale. Potrei pure spalmarmelo dappertutto. Ma sembra una torta. Sembra una torta. Questa potrebbe anche essere una torta. Cioè veramente. Perché poi dopo questo qua diventa tipo un pan di Spagna. Infatti poi quelli, questi si diventano proprio un pan di Spagna. Strano. Questo ragazzi è meglio se voi lo preparate tipo la sera prima e poi il giorno dopo lo mangiate, così c'ha tutto il tempo, lo mettete in frigo, c'ha tutto il tempo di ammorbidirsi eccetera. Ciao. Ma guarda come sta attenta. Non mi perdo lo nessuna scena che di questo vuole video. Vuole questo. Perché lei si lecca tutto il coso dello yogurt. E già lo sa, perciò è venuta, cioè è incredibile sto qua. Ma no, ogni volta che apriamo uno yogurt viene, perché lo sa. Ti piace, amore? Lecco tutto il barattolo. È buono. Questo è l'ultimo strato, quindi adesso dobbiamo completare con il cioccolato, la cosa più buona che c'è, che rende tutto buonissimo, ragazze. Ah, io non sono scomparsa, sto dietro la telecamera, se sentite qualche urlo. Vabbè, se l'ha capito, dai. Ragazze, ci andiamo a mettere il cioccolato fondente. Vi consiglio cioccolato extra fondente, ovviamente, perché è più light, è più leggero, quindi per fare questa ricetta super dietetica, ed è buonissimo. Noi abbiamo comprato queste qua, che sono le pepite, le gocce, però in alternativa anche cioccolato fondente, tipo questo qua, che potete comprare al Carrefour, ma anche alla Coop, dappertutto, si trova questo cioccolato. Anche questo è anche bio ed extra fondente ed è buonissimo. Lo tagliuzzate tutto col coltello e lo mettete sopra, però con le pepite è ancora più buono. Vabbè, sì. Dato che ce l'abbiamo, facciamo le fighe, però io di solito metto anche il cioccolato quello là, anzi, la verità, questo è più professionale, questa è bella finta. È bella, Eccoci qua, ecco il nostro tiramisù è pronto, è fatto. Quanto ci abbiamo messo? Pochissimo. La nostra merenda per domani è pronta, quindi domani pomeriggio ci facciamo una super merenda. Questo poi si taglia a fette e viene proprio la fetta con tutti gli strati. Sembra proprio il tiramisù, veramente. Quando lo mettete in frigo copritelo magari con un po' di carta. Così si mantiene meglio. Vi ripeto, anche qualche giorno, se ne fate in più, tranquillamente si può conservare in frigo, anche un'ottima colazione. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto con un bel pollice in su, così ne facciamo tanti tanti altri. Soprattutto fateci sapere che ne pensate con i vostri commenti, se magari lo fate, lasciateci dei commentini, taggateci nelle vostre foto su Instagram, Calita Dolce Cucina, potete mettere il tag, e anche su Facebook, dovunque volete. E vi mandiamo un bacio grandissimo. Ciao.